Ok, ciao ragazzi, siamo direttamente sul palco di Capitani Coraggiosi con Mario. Facciamo un extra rispetto all'intervista e approfondiamo proprio quello che è il setup che Mario utilizza dal vivo per questo tour. Quindi abbiamo direttamente l'interessato. Ciao Luca, ciao a tutti. Che appunto ci fa un approfondimento su quello che utilizza, come lo utilizza e la filosofia con cui lo utilizza. Quindi Mario, parti tranquillamente dall'aspetto che preferisci e poi andiamo direttamente a vedere gli altri. Ok, come vedi, io, questa è la mia postazione, che sono anche fortunato perché sto centrale alto, quindi sono okay, un po' come il giudice a tennis praticamente, e riesco a seguire tutta l'azione. Allora, la prima cosa che è importante notare è il fatto che questa è la mia pedaliera, che è tenuta più semplice possibile, cioè i suoni per questo genere di repertorio chiaramente devono essere più neutri e più intellegibili possibile, cioè andando avanti la parola intellegibilità tornerà spesso, cioè il fatto di, come senti in un palazzetto così, riuscire a ottenere sempre la definizione della nota è un fattore fondamentale, quindi spesso il pedale o un'aggiunta di tanti passaggi tende a offuscare il suono. Quindi la prima cosa di cui parliamo sono i bassi che utilizzo. Io ho qui un mixerino della Lele praticamente, un mixer passivo. Passivo proprio perché non utilizza dei buffer per equilibrare i volumi degli strumenti. Perché i buffer raggiungono un pochettino di medie, di alte, colorano un pochettino. Quindi è un mixer passivo ed è fondamentale per equilibrare i livelli di tutti gli strumenti. Cioè tu devi far sì che cambiando strumento non si sente un grosso cambio di volume e compensi anche il timbro. Allora, il primo strumento che ho qui è il mio strumento principale, insomma, che tanti conoscono, mi segue dall'ottobre 1996, quindi il prossimo anno facciamo 20 anni di matrimonio. E è uno strumento, ne parlavamo ieri, ne abbiamo parlato anche nell'intervista, e è uno strumento di liuteria bellissima, ma la cosa che mi piacque particolarmente all'inizio è il fatto che utilizza il Benghè. Il Benghè è un tipo di legno molto bello che sta anche nei Warwick ad esempio, perché ha una media molto particolare, sempre presente, quindi gli dà sempre un'intellegibilità, pur diciamo utilizzando io un suono carico, comunque gonfio di basse, riesce sempre ad avere l'intellegibilità della nota, e questo è grazie al legno. E questo è scala 35. E un'altra cosa importante che sto utilizzando per la prima volta in questo tour, nuove corde da DR che sono le Pure Blues, che trovo veramente bellissime, veramente hanno un equilibrio, prima di tutto le monti e sono già da concerto, non devi passare il pomeriggio prima a fare tutti gli esercizi di slap che conosci per stabilizzarle un po'. Suonano già come se fossero 3-4 giorni che sono montate, essendo nickel, una lega di nickel, hanno quella media che serve, insomma. Ti chiedo solo una cosa sul basso, cosa particolare che mi facevi notare, gli appunti sui controlli del volume. Ah, c'hai ragione, questa è una cosa importantissima. Gli strumenti attivi, con l'elettronica, soprattutto le elettroniche aggressive che ci sono oggi, tendono ad aumentare di molti dB il segnale. Quindi dopo aver fatto una scelta di compensare, vedi, io alzo poco poco le medie, chiudo un po' gli alti, cioè una scelta di equilibrio, questa cosa non si deve mai più spostare, perché oltre a cambiare il timbro aumenta il segnale, questo crea un problema sia al fonico sia a tutte le persone che hanno delle cuffie con il tuo volume stabilizzato. Quindi in questo caso io uso dei segni, ma la pratica più comune e più giusta è questa, cioè quella di piombare, bloccare definitivamente il potenziometro e dimenticarselo, in modo che sei sicuro che togliendoli dalla custodia, utilizzandoli, non corri mai il rischio, soprattutto con più strumenti, di dimenticartene uno che ha il potenziometro da un altro settaggio. Okay. Okay, questo è molto importante perché inficia seriamente la qualità di quel suono che c'è fuori. 2 dB di bassi in più in un impianto del genere non è un piccolo problema. Abbiamo avuto occasione di vedere già il secondo strumento. Questo è lo strumento di cui vado, sono molto contento, insomma, è il Pino Palladino, che tu conosci benissimo perché è uno dei tuoi idoli. È uno strumento che mi è piaciuto da subito perché è molto leggero, è molto bilanciato, cioè
e suona bene dappertutto, cioè quello che poi alla fine i non super fenderisti come me sognano, cioè la timbrica di un Fender, ma senza i difetti, nel senso che la tastiera è tutta molto curata, è uno strumento che si muove poco, che ogni sera che lo prendo è perfetto e che suona bene, non ha note morte, è uno strumento veramente molto bello, a cui però ho montato queste corde di nylon nere che sono delle corde normali ricoperte, per fare la via di mezzo, perché proprio le corde lisce in un contesto così rischia di essere veramente uno strumento poco intelligibile, che non si coglie la bellezza della corda liscia perché è troppo tutto confuso, e quindi questa è una giusta via di mezzo perché gli dà un pochettino di punta. Poi mi piacerebbe l'occasione di farteli sentire, insomma, appena magari il soundcheck ha un po' di pausa e ti accorgi che c'ha questa spinta particolare, pur avendo richiamando chiaramente liscia il suono della corda liscia. Questo è, allora, quello che ti dicevo è lo strumento che utilizzo per tutto il repertorio di Claudio, lo definiamo uno strumento pop, okay. Intesa nel senso una bellissima quinta corda, uno strumento con un enorme sustain, proprio per il fatto che è con me da tanto tempo, uno strumento che si è aperto molto, quindi il sustain in questo genere di musica è fondamentale, il fatto che tu abbia una nota e riesca a rimanere importante e bella per lungo tempo ti permette anche di suonare di meno, perché chiaramente hai questo valore aggiunto, no? dell'allungo della nota, quindi è molto importante, è quando uno sceglie uno strumento per suonare pop. Ok. E questo chiaramente lo utilizzo per tutti i pezzi un po' vintage da fatti mandare dalla mamma per riprodurre un po' il suono di quegli anni, insomma, del vecchio precisione con le corde lisce vere. E invece questo è il mio allevacoppolo, che vuole essere una specie di Fender 60, diciamo, moderno. A me è piaciuto subito tantissimo perché non è molto aggressivo come elettronica, è molto naturale, se tu passi da attivo a passivo quasi senti pochissima differenza, senti solo l'aggiunta delle basse e dell'allungo che ti dicevo, che è fondamentale, perché un vero Fender 60 rischia, soprattutto suonando dopo questo strumento qua, rischia di risultare un po' misero, quindi questo è il giusto equilibrio fra ottenere un po' la timbrica 60. Di un 60, io infatti lo uso nei pezzi di Gianni, quelli un po' più rock, su Si può dare di più, che ti devo dire, e però diciamo mantenendo il livello e la pressione sonora, l'importanza di uno strumento più moderno, più attivo. E questo è lo spare del principale, che è identico, che tra altre cose abbiamo scoperto che era il mio, quindi è passato anche ma quindi è 3:17, hai verificato? 3:17, sì. Sì, abbiamo scoperto le coincidenze 3:17. Le coincidenze, abbiamo scoperto che questo era il mio basso che penso un po' il cane. Vedi, pensa che giri ha fatto. Questa è la scaletta che, come vedi, insomma, ti dà l'idea, il concerto è 3 ore e un quarto, è impegnativa, insomma, però comunque, come dicevi, nessuna parte se non qualche piccolo appunto sulla scaletta. Guarda, gli appunti sono proprio quello che sono l'emergenza, anche perché Claudio è un perfezionista enorme, quindi non molla mai fino all'ultima serata. Se c'è una cosa che lui può migliorare, che sia dal punto di vista della parte musicale, che sia delle luci o un incastro scenico, lui la migliora finché può. Quindi molto spesso ci sono dei piccoli cambiamenti che vengono fatti in corsa, perché lui si accorge che un assolo magari scenicamente dura 2 misure di troppo e le taglia. Quindi questo è, a volte magari dopo aver suonato quella stessa song per 20 concerti in quel modo, quindi l'appunto serve solo per ricordati che lì quella cosa è cambiata, che interessante magari... La colorazione dei brani in base al repertorio, blu Claudio e rosso Gianni, esatto. E giallo è attenzione, cioè, nel senso, sono questi cambiamenti che ti dicevo, nel caso per esempio dagli il via è stata dimezzata l'intro, però dopo 10 anni che la suono raddoppiata, quindi è il caso che me lo ricordi poco prima che partiamo. Ok. E qui finalmente veniamo. Allora, un'altra cosa principale è quello che dovevamo parlare, col discorso degli ascolti che parlavamo prima, che è veramente una cosa fondamentale. Il meccanismo è fatto con il mixerino con il quale io gestisco il mio suono in cuffia, il suono solo del basso, perché tutto il resto è mandato dal fonico di palco come lo manda tutti gli altri. Questo sistema serve per separare quello che è il mio modo di voler sentire il basso in cuffia
da quello degli altri. Il motivo principale di questo sta il fatto che il volume a cui noi bassisti ascoltiamo il basso nelle nostre cuffie è completamente diverso da quello che lo utilizza un cantante, e a proporzione scendendo, che chiaramente il batterista ce l'ha abbastanza presente anche lui, però quindi fare il suono rispetto al nostro volume in cuffia è un approccio sbagliato, perché rischi di scurirlo, di renderlo morbido per il tuo piacere ma non intelligibile per gli altri. Se invece assecondi questa cosa, lo rendi intelligibile, rischi di avere un suono un po' sgraziato ai volumi tuoi. Quindi questo diventa un filtro in cui tu puoi lavorare il tuo suono in maniera assolutamente indipendente, e quello funzionerà solo per te, mentre gli altri hanno il rimando naturale dello strumento e addirittura possono ritorcarlo in senso, magari tagliandolo leggermente sotto o dandogli un pochettino più di punta. Quindi questo è il sistema. L'altro fattore fondamentale chiaramente è l'ascolto, avere delle buone cuffie è fondamentale. In questi contesti è impossibile lavorare senza calchi, e come senti l'ambiente è talmente talmente un reverbero naturale che fare la serata anche con una buona cuffia, ne esistono tante altre, non con i calchi, ma è sempre un po' di rientro, un po' di rimbombo. E quindi io utilizzo queste qui, che poi tra le altre cose ho scoperto le utilizza anche Lorenzo, sono le stesse, che sono le 2.11 della Ultimate Tier, e sono eccezionali perché oltre a riprodurre il basso in maniera fedelissima proprio, hanno anche una pressione sonora importante, quindi riescono ad assecondare anche la dinamica parecchio, e non ho mai avuto problemi con queste. Con le altre cuffie sempre clippo, diciamo, perché quando diciamo dai spingi parecchio, quando tu spingi di parecchio, poi come ti dicevo anche nell'intervista, io non uso nessun tipo di compressione, quindi a me piace l'idea di poter avere un po' di margine anche dinamico, e la cuffia ti deve aiutare in questo, perché sennò è un ulteriore fattore di rischia di schiacciarsi. Queste sono le cuffie, e un consiglio importante per tutti: avere tutta una serie di sfere di riserva per gli ascolti, perché perdere l'ascolto in un contesto così significa non riuscire più a suonare, è impossibile perché è tutto ritardato. Quindi se a me è successo una di queste sere, capita, è normale che magari si rompe il cavo della cuffia o si rompe la prolunga, e quindi tu sei in un contesto dove magari si chiude una delle due cuffie, è sempre buona norma avere tutta una serie di riserve. Quindi qui ho riserve dei gavetti, connettori, un'eventuale cuffia proprio di ricambio completamente, che ti devo dire, tutta una serie di possibilità che poi fondamentalmente, quando si dice l'esperienza, quando tu cumuli queste cose, perché sono tutte cose capitate, quindi ti è capitato di fare la serata, il cavo si rompe, non hai la riserva, quindi devi cambiare cuffie, che significa però in maniera traumatica cambiare ascolto durante il concerto, non è una condizione piacevole, insomma, perché ti ritrovi a dover comunque fare il concerto che va avanti e riadattarti i volumi, e quindi quando ti capita non vuoi che ti capiti più. Okay, come ti ho raccontato quel discorso che io segno sempre la scadenza delle pile, in realtà queste sono piccole stupidaggini dovute al fatto che prima o poi ti capita, per fortuna a me è capitato in un club, insomma, senza grosse conseguenze. Il LED è finito, questo, la batteria si spegne, non essendo passivo si spegne, finisce di suonare, fa una pernacchia finale di saluto, e quindi chiaramente non vuoi che ti capiti più, e allora ogni piccolo trucchetto che utilizzi serve per migliorare, per evitare che ti ricapiti quella cosa. Però diciamo, più ne capitano e più ne scopri. Ok, finalmente quindi arriviamo alla parte di cui vado particolarmente orgoglioso. Uno è la Reddy, che è una DI bellissima, che tra le altre cose è valvolare, e come dicevo io l'ho raccontato anche in un'altra intervista praticamente, c'ha una valvola molto, a parte suona benissimo proprio, e c'ha una valvola facilmente accessibile, quindi basta togliere lo chassis, e quindi finalmente per la prima volta ho cominciato a fare esperimenti con le valvole, cambiando una valvola, e quindi sentendo quanto veramente la valvola interagisce con il suono del basso proprio. Alcune valvole gli danno tutta una parte alta, frizzante, veramente straordinaria, quindi è una parte molto importante del mio suono.
che però è, diciamo, ne finisce la parte più, più pulita, più di punta, più neutra, e contemporaneamente invece mando il segnale della testata, perché questa invece gli dà la parte un po' più rotonda, più la parte bassa, un po' più morbida del suono, meno attacco. Quindi compensando tutte e due lui riesce sia a gestire l'ambiente, quindi se ha bisogno di più di punta non deve per forza equalizzare, può tirare sulla DI, quindi in una maniera molto più naturale e meno invasiva. Se ha bisogno invece magari di morbidità di corpo, chiaramente lui lo può memorizzare con il mixer digitale pezzo pezzo. Se c'è un pezzo molto morbido dove gli altri suonano tutti piano e lui non ha problemi di intelligibilità, può tirare sulla testa e si ammorbidisce, ok? La testa suona benissimo, io sono contentissimo, insomma sta con me, ormai è la seconda tournée di Claudio, che e sia i fonici sono tutti contentissimi, insomma, quindi sia anche dell'affidabilità. Come vedi, chiaramente per sicurezza tutti i sistemi sono tutti, quindi in qualsiasi momento uno delle macchine si dovesse fermare per qualsiasi motivo, noi possiamo switchare i cavi. Questo è uno stabilizzatore di corrente, fondamentalmente serve solo per evitare i picchi, ma insomma chiaramente in contesti così seri hanno gli stabilizzatori loro. Ok. L'ultima cosa che ti faccio vedere è il contrabbasso, che ti dicevo, anche questo con me da tantissimi anni, è il primo arrivato in Italia, ne arrivarono due, è il primo che è arrivato, quindi è veramente una vita che sta con me. C'ha la caratteristica di ogni tanto quando Tony Lane viene a Roma a registrare, infatti ci abbiamo l'autografo, me lo chiede in prestito, allora una cosa carina, gli dici guarda io te lo presto volentieri ma mi devi mettere la firma, ma tutti mi diranno che ciò sono bellissima perché l'hai detto tu praticamente. E quindi uno strumento molto bello, io preferisco, come ti dicevo, quello senza pick up, perché ho montato delle corde da contrabbasso, cioè la volontà non è avere un altro basso elettrico, diciamo, con suono diverso, ma avere proprio un simil contrabbasso. Quindi anzi di solito in tante situazioni io metto la gomma piuma qui, proprio per bloccarlo e dargli il più possibile una sensazione contrabbassosa. Le corde, ho messo le Tomastic, che sono corde anche lì hanno una media particolarmente presente, che aiutano molto, che come ti dicevo, gli strumenti a corda liscia in questi contesti insomma faticano a essere intelligibili. È chiaro che questo è un contrabbasso, anche se non sia super intelligibile, è un po' la caratteristica, e diciamo nei contesti dove lo utilizzo sono sempre ballad, pezzi diciamo di respiro, dove non c'è bisogno di tanta manualità, insomma, da necessitare ulteriore definizione. Perfetto, abbiamo visto tutto il setup, speriamo che sia, diciamo, comprensibile il più possibile, male che vada, nella peggiore delle ipotesi non vedrete questa intervista, la rifacciamo a Rimini, magari troviamo un momento dove è un po' molto più tranquillo. Quando abbiamo l'occasione, che sei qui di passaggio. E come dicevi tu, il fatto di avere occasione di parlare con un professionista e capire queste piccole cose, tipo il discorso del volume del basso o piccoli accorgimenti, sono cose che faranno risparmiare tante figuracce e tante situazioni difficili, quindi benvenga, insomma, che un ragazzo fin da subito capisce che nel discorso della professionalità non serve solo la cura del sapere bene le parti, della professionalità degli orari, c'è anche è tua responsabilità fare in modo che l'attrezzatura sia perfettamente funzionante, sia il più intelligibile, funzionale e ben organizzata possibile. Pratica, ad esempio, anche il fatto per esempio di avere anche una gestione pratica per i ragazzi che montano e smontano continuamente è una cosa fondamentale, perché più è pratica meno avrai rischi che ci stanno i piccoli cambiamenti o delle cose che non sono andate bene. Vedi, come vedi, i cavi sono tutti raccolti, quelli che devono stare insieme, ci stanno piccole, posso dire, sono piccole cose di mestiere, che fa sì che il giorno che, ripeto, arrivi, pensi a suonare, non hai, esatto, sei tranquillo che non devi andare, aspetta, fammi ricontrollare, vedi, i cavi sono tutti segnati, cioè c'è una volontà di fare in modo che metti giù tutto quanto e tutto suona come la serata prima. Ok, perfetto, ti ringrazio. Ci mancherebbe, un piacere.